Affrontiamo questa sera l'ultima figura fra i giudici che appunto vogliamo studiare in questo miniciclo. Parlo della figura di Shimshon, di Sansone, che è una figura molto interessante alla quale all'interno del libro dei giudici sono dedicati ben quattro capitoli, dal 13 al 16, ed è l'ultima figura di giudice che viene presentata all'interno del libro. Si tratta di una figura assolutamente particolare ed unica nel proprio genere. Shimshon, tutti quanti saprete, rappresenta il prototipo della forza fisica all'interno della nostra tradizione. I nostri eroi normalmente non sono dei forzuti, e questo deve farci pensare. I Chachamim, quando parlano della forza, si chiedono: Ezehu Gibor, chi è il forte a Kovesh et Yitzro, colui che riesce ad avere la meglio sui propri istinti. E probabilmente i Chachamim, quando fanno questa affermazione, hanno davanti ai propri occhi, nella mente, proprio Shimshon. Shimshon, che è il prototipo della forza fisica che non riesce però ad avere la meglio sui propri istinti, e anzi, andando dietro ai propri istinti, non riesce a fare ciò che dovrebbe. Come abbiamo ricordato tante volte durante questi incontri sul libro dei giudici, in ciascuna circostanza, in ciascun periodo all'interno di questa epoca dei giudici ci sono dei capisaldi che tornano di volta in volta e servono a scandire in qualche modo la dinamica di un determinato periodo. Troviamo sempre un peccato da parte dei figli di Israele, l'assoggettamento ad altri popoli, la preghiera rivolta a Kadosh Baruch Hu, la nascita di un Salvatore che appunto si occupa del popolo di Israele, e poi una calma che segue per alcuni anni. Come abbiamo già accennato, altresì, c'è una discesa generalizzata all'interno del libro dei giudici. A Shimshon, appunto a Sansone, sono dedicati quattro capitoli all'interno del libro, quindi un quinto del libro è dedicato a questa figura, e molto spazio dedicato però serve da indicatore per mostrare che le cose non vanno come andrebbero. Come abbiamo già ricordato tante volte, i giudici ideali, quelli che compaiono all'inizio del libro, Otniel e Ehud, hanno bisogno di poco spazio per svolgere la propria funzione salvifica. Quando noi invece leggiamo la storia di Shimshon, non ci rendiamo conto di questo fatto. E non solo, la frase chiave, Vayakem Moshiach, cioè il fatto che Kadosh Baruch Hu fa sorgere un salvatore per Israele, in quei casi compare. Con i giudici successivi, pensiamo ad esempio a Deborah e Barak, già non troviamo più questa espressione. E con Gidon, al quale abbiamo dedicato la scorsa lezione, e in seguito Iftach, non troviamo questa espressione. Ed anzi, prima di far arrivare comunque la figura di giudice che deve risolvere la situazione, Kadosh Baruch Hu promette poi al popolo ebraico che non sarebbe intervenuto. Quindi con Gidon rinfaccia al popolo ebraico il proprio atteggiamento, il seguire l'idolatria. E anche rispetto ad Iftach troviamo una premessa estremamente chiara, dove Kadosh Baruch Hu dice che non salverà in quel caso il popolo di Israele. Il periodo di Shimshon inizia con l'assoggettamento del popolo ebraico ai filistei. E qui troviamo un fatto strano, perché Israele, al contrario delle occasioni precedenti, neanche più si lamenta. Era talmente tanto abituato alla situazione da non
portare una preghiera a Kadosh Baruch Hu. E fra l'altro il periodo di assoggettamento ai Filistei è un periodo molto lungo. Sì, da quel momento al massimo avevamo trovato 20 anni di assoggettamento, invece ora abbiamo 40 anni di assoggettamento. Nel capitolo 13 del libro viene descritta la nascita di Shimshon, nascita che sin dall'inizio ha qualcosa di eccezionale, perché c'è un angelo, un Malach, che appare alla moglie di Manoach annunciando la nascita di questo figlio, e vengono descritti gli aspetti fondamentali all'interno del profilo di Shimshon. Anzitutto viene detto alla mamma che dovrà fare attenzione a non bere vino o bere delle bevande inebrianti, non mangiare delle cose impure, perché Shimshon dovrà essere un Nazir, dovrà essere un Nazireo, e quindi non dovrà passare poi rasoio sul suo capo sin dal momento della sua nascita. E qui in questo versetto, che è il verso 5 del capitolo 13, compare un'espressione chiave per leggere tutta quanta la storia, perché abbiamo detto che Shimshon non riuscirà pienamente nel suo obiettivo, che è quello di salvare Israele. E qui c'è scritto: Behu Yachel Leoshiat Israel, comincerà a salvare Israele, Miad Pelishtim, dalla mano dei Filistei. Vale a dire che non riuscirà poi a portare a compimento ciò che era previsto per lui. Come vedremo, Shimshon è una figura assolutamente eccezionale all'interno della nostra tradizione, una figura che ha grandissime potenzialità, ma anche delle cadute estremamente, estremamente rovinose. La donna quindi va poi, dopo aver avuto questo incontro dal marito, e riportando queste parole omette l'aspetto fondamentale. Ma dal marito gli dice: è venuto da un uomo di Dio, un uomo cioè che aveva un aspetto assai venerabile di inviato divino. Io non gli ho chiesto di dove veniva ed egli non mi aveva rivelato il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu sei incinta, avrai un figlio, or dunque non bere vino o bevande inebriante, perché il fanciullo dovrà essere nazireo fin dal seno materno e fino al giorno in cui morrà. Quindi aveva riportato tutti quanti particolari, omettendo la cosa principale. Questa scena è una scena abbastanza comica, perché evidentemente Manoach, il marito, non si doveva fidare troppo della moglie, perché Manoach rivolge una preghiera a Kadosh Baruch Hu e dice: di grazia, Signore, l'uomo di Dio che hai mandato venga di nuovo a noi e ci dia istruzioni riguardo al bimbo che sta per nascere. Ora, nella storia, effettivamente, sia la moglie di Manoach sia Manoach stesso, che sembra essere, qualcuno dice scherzosamente, il marito di sua moglie, non fanno una grande figura. Kadosh Baruch Hu ascolta la preghiera di Manoach, l'inviato arriva nuovamente, appare alla donna per una seconda volta, e Manoach non era però assieme a lei. Quindi la donna corre dal marito, e ecco, mi è apparso quell'uomo che era venuto a me in quel giorno. Allora Manoach le viene dietro e inizia a parlare con quell'inviato, che appunto ripete il discorso, il fatto che Shimshon non dovrà, cioè che la donna non dovrà mangiare dei prodotti della vite, non bere vino, bevande inebrianti, e che osservi tutto quello che le è stato, quello che le è stato comandato. E allora, quindi Manoach presenta un'offerta, e chiede all'inviato il proprio nome. Qui c'è un parallelo con la storia di Jacob e l'angelo. L'angelo tuttavia, l'inviato del Signore, non dice a Manoach il proprio nome. Questo essere
scompare poi da sopra l'altare dove era stata portata l'offerta, ed ora Manoach inizia ad avere paura. E deve essere questa volta lui a essere tranquillizzato dalla moglie, che le dice: se questo angelo è apparso per darci questo messaggio, certamente non moriremo. C'è sempre la paura che già avevamo incontrato in precedenza con Gidon, quando si ha a che fare con delle creature angeliche per la propria vita e per la propria incolumità. E quindi viene presentata questa figura incredibile di Shimshon, che è un Nasir, anzitutto, ci vedete in questo capitolo 13, che sarà poi caratterizzato da una grande, grande forza fisica, sebbene noi poi nel Tanakh non troviamo una descrizione precisa di come fosse, possiamo solamente immaginarlo. Quello che non riusciremo invece ad individuare in Shimshon sono le caratteristiche proprie del leader. Shimshon è un personaggio che opera sempre da solo e dovremo capire perché è così, se questo dipende da lui o se dipende da coloro che lo circondano. Questa figura, sotto certi aspetti, può essere paragonabile ad alcuni personaggi della mitologia greca. Pensiamo ad esempio ad Ercole, che era figlio di Zeus e Alcmene. Ciò che ci abbatte un po' in questo esercizio di forza è il fatto che la forza di Shimshon, come vedremo, arriva dai capelli, ma non ha un significato etico particolare. Gli stessi filosofi greci non erano molto colpiti dalla forza fisica degli eroi, e per questo mettevano in discussione l'eticità e appunto il valore etico di queste figure. Shimshon si discosta dagli altri giudici che abbiamo incontrato all'interno del libro. Compare poi nel capitolo successivo, nel capitolo 14, già grande. Appunto il Shimshon, alla fine del capitolo 13, nasce, il Signore lo benedisse, lo Spirito del Signore cominciò a investirlo nelle campagne di Dan fra Zorah ed Eshtaol. Nuovamente qui nel verso 25, l'ultimo verso del capitolo 13, troviamo questa espressione Vatachel Ruach Hashem. Appunto inizia solamente a investirlo questo spirito divino. Shimshon sin dall'inizio sembra prendere una brutta piega, perché vede una donna a Timnah fra le Benot Perishtim, fra le figlie dei Filistei. Qui troviamo il tema della vista, Vayar Isha Betimnata. Questo vedere non preannuncia nulla, nulla di buono. Shimshon tradizionalmente è colui che va dietro alla propria vista, così viene insegnato a Masechet Sotah, e verrà punito proprio per mezzo della vista. Alla fine della storia gli verranno cavati gli occhi. Appunto Shimshon è andato durante la propria vita dietro ai propri occhi e verrà punito con i propri occhi. Troviamo una visione Middah Keneged Middah, misura per misura. E qui appunto questo vedere non ha nulla di buono, non si tratta di una vista innocente, quella di Shimshon. Quello stesso vedere che in qualche modo aveva toccato Shechem ben Hamor quando prende Dinah in Parashat Vayishlach nel libro di Bereshit, e quello stesso vedere che è quello dell'Yefat Tohar nella Parashat di Kitetzé, appunto la donna di bell'aspetto che viene vista fra il nemico e viene condotta all'interno della propria casa. E quindi vide questa donna in Timnah e pretende di prenderla come sposa. Va dal padre e la madre, evidentemente avevano un legame molto forte, esprimendo il proprio desiderio, e i genitori danno la risposta tipica
tipica dei genitori ebrei rispetto ad una volontà del genere. Forse che tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il mio popolo non c'è una donna che tu vai a prenderti una moglie dai filistei incirconcisi. Cioè, perché devi andare a scegliere una moglie proprio fra i nostri nemici? Ma Shimshon non vuole sentire ragioni. Quella prendimi perché essa mi è piaciuta. E qui nel versetto 4 ci viene però svelato un retroscena. Dice il versetto: è vero, i filistei sono i nemici di Israele, ma Kadosh Baruch Hu sta cercando un pretesto per mezzo di Shimshon per innescare una guerra di liberazione contro i filistei. E quindi il fatto che Shimshon avesse visto una donna appunto fra le fila dei filistei doveva essere solamente il pretesto per iniziare una contesa con loro e in questo modo arrivare quindi alla salvezza di Israele. C'è poi un retroscena importante che è quello del leone e del miele. Come abbiamo detto, c'è questo elemento della forza fisica di Shimshon che deriva sempre da un intervento divino. Appunto Shimshon vede un leone ruggente, lo spirito del Signore si posa su di lui e Shimshon sbrana il leone, lo fa a pezzi, come si potrebbe sbranare un capretto per quanto non avesse nulla in mano. Appunto il leone rappresenta la forza e Shimshon riesce ad avere la meglio di lui a mani nude. Non raccontò nulla di tutto ciò al padre e alla madre, va a parlare con questa donna che, appunto, di cui si era inveito, e tornando torna a vedere la carcassa del leone. In questa scena bucolica, all'interno del leone, del cadavere del leone, vedo uno sciame di api e del miele. Stacca il miele con le mani e se ne va mangiando, ne dà dal padre e alla madre senza dire quale fosse poi la fonte di questo miele. C'è poi una scena che è quella del banchetto nuziale. In questo banchetto nuziale evidentemente intervengono anche dei giovani filistei. Shimshon decide di proporre un indovinello. Il premio qual era? 30 panni e 30 mute di abiti. Se risponderete appunto al mio enigma, io vi darò 30 panni e 30 abiti, altrimenti sarete voi a fare così. Appunto vi darete questi panni e questi abiti. Shimshon propone il proprio enigma basato su quanto avvenutogli: dal mangiatore è uscito cibo e dal forte è uscito dolce. Evidentemente il riferimento è al leone e al miele. I filistei non riescono a risolvere l'enigma sino a che, appunto, al settimo giorno la moglie di Shimshon inizia a fare delle richieste pressanti rispetto a questo fatto. I suoi amici filistei avevano detto alla donna di fornire la risposta. E allora la donna inizia a dirgli: tu mi odi, non mi ami affatto, tu hai proposto un enigma ai miei connazionali e non me hai raccontata la soluzione. Shimshon dice: ma se io non ho raccontato questa cosa a mio padre e a mia madre, pensi che forse dovrò raccontarla a te? Alla fine però tuttavia si fa convincere. Poco prima della scadenza del tempo, prima della fine del settimo giorno, appunto svela questa cosa che viene poi comunicata ai filistei, che danno la risposta giusta all'indovinello. Shimshon capisce che tutto quanto era derivato da sua moglie. E va, scende ad Ashkelon, uccide 30 uomini di quella città, prende i loro vestiti, le loro mute e li dà ai giovani filistei. Ciò nonostante, appunto, si mostra molto arrabbiato per questo fatto. E la sua moglie, tra l'altro, viene poi data in moglie ad un compagno che gli era stato vicino. E quindi questo capitolo finisce abbastanza male, cioè Shimshon, che si presenta come un seduttore, alla fine viene sempre sedotto e abbandonato.
Ciononostante, Shimshon decide di tornare da sua moglie, vuole andarla a trovare. Il padre, tuttavia, il padre della donna, rifiuta di fargliela vedere, pensava che l'avesse presa in odio, e gli propone di prendere la sua sorella in cambio. E Shimshon è molto arrabbiata e decide di punire i filistei per questo ed elabora uno stratagemma, cioè che è quello di prendere 300 volpi con delle fiaccole, rivolgendo tutte quante le code nella stessa direzione, legandole a due e due assieme e mettendo una fiaccola in mezzo a ciascuna delle due code. Dà fuoco poi alle fiaccole e manda le volpi fra i filistei e insomma in questo modo manda a fuoco tutti quanti i campi e gli oliveti dei filistei. Nuovamente cerca un pretesto per innescare un litigio con loro. I filistei cosa fanno? Ovviamente non la prendono bene e danno fuoco alla sua moglie, alla sua donna e al padre. Qui in qualche modo viene richiamata la storia di Yehuda e Tamar, solo che questa volta finisce male. L'incendio effettivamente porta poi alla morte della donna. E questa volta Shimshon giura vendetta ai filistei e inizia a colpirli duramente. Questo porta all'inizio di una crisi all'interno del popolo ebraico. Gli abitanti di Yehuda, che sono messi alle strette dai filistei, decidono di consegnare Shimshon ai filistei, perché appunto Shimshon si era reso colpevole dell'aver provocato i filistei che stavano dominando Israele in quel momento. Per questo legano Sansone e lo consegna. Evidentemente questo mezzo non è un grande problema per Shimshon, che riesce a svincolarsi dalle corde con molta facilità. Chiede però appunto ai propri compagni di giurare che non saranno loro a colpirlo. Shimshon, attraverso il proprio comportamento, non voleva innescare una competizione, un litigio con il resto del popolo ebraico. Aveva una questione personale con i filistei che voleva. Che voleva risolvere. Cosa fa? Prende poi una mascella di asino fresca, prende appunto in mano questa mascella e inizia a percuotere con questa mascella di asino 1.000 uomini. Quindi i filistei nuovamente sono duramente colpiti da Shimshon. In tutti questi frangenti vediamo l'intervento divino, lo spirito divino presentarsi sopra Shimshon. Tuttavia, subito dopo questa storia, troviamo un breve episodio che è abbastanza importante, che ci mostra pure in Shimshon una spiritualità. Al termine di questa storia, Shimshon ebbe molta sete e invocò il Signore, prega a Kadosh Baruch Hu. Dice così: tu hai concesso al tuo servo questa grande vittoria ed ora morirò di sete e cadrò in mano degli incirconcisi. E allora Kadosh Baruch Hu dà dell'acqua a Shimshon e in questo modo Shimshon si riempie. E questa fonte si chiama En HaKoreh, cioè vuol dire la fonte dell'invocante. In questo episodio Shimshon mostra effettivamente di avere un'anima, ma non riesce nel suo scopo principale, che dovrebbe essere quello di giudicare Israele. Alla fine del capitolo 15 c'è un versetto molto significativo: Vaishpot et Israel, vimè Pelishtim esrim shana. E Sansone giudicò Israele ai tempi dei Filistei per 20 anni. Cioè, quindi il fatto che Shimshon giudicò il popolo di Israele avvenne durante il dominio ed al tempo dei Filistei e quindi non riuscì quindi a giudicare pienamente Israele. Anche durante il suo giudizio rimane il dominio dei Filistei. Con il capitolo 16 troviamo
Poi Shimshon che va ad Asa, a Gaza, posto che appunto ancora al giorno d'oggi rappresenta un problema per Israele, dove vede una Isha Sonà, una donna prostituta. E si dice a questa donna, evidentemente Shimshon non sembra essere il modello della appunto della eticità. E i filistei vorrebbero colpirlo, gli abitanti di Gaza, e non riescono però a fare questa cosa. E alla fine di questa storia, di questo breve brano, Shimshon fa un gesto simbolico estremamente importante, perché cosa fa? Prende le porte della città con i due stipiti, svelse queste porte con i catenacci, si mette le porte della città sulle spalle e le porta in cima al monte che si trova dalla parte di Chevron. Attraverso questo gesto simbolico Shimshon voleva mostrare al popolo ebraico che il dominio dei Filistei era finito, è arrivato il momento di unirsi a lui per intraprendere una guerra contro i Filistei. Solamente che appunto i suoi connazionali non gli danno retta. E inizia quindi l'ultima parte della storia, che è la storia di Delilah. Appunto, come abbiamo ricordato varie volte, Shimshon è ossessionato da queste donne, e questa volta appunto si unisce con questa donna che si chiama Delilah. Non è chiaro se fosse filistea o se fosse ebrea, c'è appunto discussione rispetto a questo punto. Ciò che è certo è che aveva un legame con i capi dei Filistei, e quindi questi gli dicono di sedurre Shimshon e cercare di scoprire in cosa consiste la sua forza. E ci sono vari tentativi da parte di Delilah. Shimshon varie volte dice delle fandonie, cose non vere, e il tentativo non riesce. Non riesce tuttavia però da parte sua a resistere a Delilah, sino a che l'ultima volta dice effettivamente che la sua forza deriva dai suoi capelli. E in questa scena del capitolo 16 Shimshon si addormenta sulle ginocchia di Delilah e i suoi capelli vengono rasati. In questo modo Shimshon perde la sua forza, viene preso dai Filistei che lo accecano, appunto prendono i suoi occhi e lo mettono a lavorare come schiavo, macinando all'interno della prigione. E nuovamente qui troviamo un inizio: Yachel Sear Rosho Lezameach Kasher Gullach. I suoi capelli iniziano a spuntare nuovamente. In questa scena finale che presenta l'epilogo della saga di Shimshon, c'è una festa che viene organizzata all'interno del santuario del dio Dagon da parte dei Filistei, i quali chiamano Shimshon per rallegrarsi. Perché? Perché appunto il re Dagon nella loro testa aveva dato nelle loro mani Shimshon, e per questo dovevano festeggiare. E quindi Shimshon viene chiamata all'interno di questa grande festa nel tempio di Dagon per sollazzare i Filistei. E allora adesso Shimshon chiede al ragazzo che lo teneva per mano, mostrandosi molto stanco, lasciami e fammi toccare le colonne su cui regge l'edificio ed io mi appoggerò ad esse. L'edificio era pieno di gente festante, c'erano tutti quanti i principi dei Filistei e c'erano sul tetto circa 3.000 uomini e donne che si sollazzavano nel vedere Sansone. Appunto Sansone in questo episodio sembra essere una specie di fenomeno da baraccone. Qui troviamo una preghiera da parte di Shimshon: Signore Dio, ricordami e dammi forza questa sola volta, oh Dio, e mi prenderò un'unica vendetta dei miei due occhi dai Filistei. E questo ci spiega tutto rispetto a questa figura di giudice. In questa preghiera che Shimshon rivolge a Kadosh Baruch Hu c'è un inizio molto bello, perché appunto c'è l'invocazione a Kadosh Baruch Hu,
E d'altra parte c'è l'elemento della vendetta personale, che è qualcosa che tocca tutta quanta l'esperienza di Cimcione. Questo è il motivo per cui non riesce. Nel cercare di colpire i filistei, mette sempre l'elemento personale davanti all'elemento nazionale, e questo è il motivo fondamentale per cui non riesce nel suo intento. La fine della storia è nota. E Sansone disse: muoia la mia persona con i Filistei. Piega le colonne con forza, l'edificio cade sui principi e su tutta quanta la folla che si trovava all'interno dell'edificio. In questo modo morirono più persone che negli anni precedenti, quando Shimshon, ancora in forze, affrontò i Filistei. Alla figura di Shimshon viene dedicato un saggio sempre all'interno di questo testo di Alivise, Le storie dei saggi, e volevo le leggere proprio 3 righe dalla fine di questo saggio perché sono molto significative. Alivise si chiede chi è che avesse tramandato le ultime parole di Shimshon, e dice che evidentemente questo è arrivato dal ragazzo che lo accompagnava, questo ragazzino che lo condusse nel tempio. Scrive Wiesel: ho detto quanto io sia profondamente commosso da questo adolescente che fu l'ultimo amico di Sansone e la cui vita Sansone volle risparmiare mandandolo via. Ebbene, io credo che fosse questo ragazzo a raccontare la storia. La voce di Sansone fu sufficientemente forte perché la si sentisse all'esterno. A lui Sansone affidò le memorie di sé. E qui, in queste ultime righe, troviamo una testimonianza veramente struggente. Taluni di noi, ricordo che Alivise appunto è scampato ai campi di concentramento, taluni di noi si ricordano di uomini e donne più vecchi che laggiù, appunto riferimento ai campi, fecero quel che potevano per salvare i compagni più giovani, dicendo loro: tu sei giovane, tu puoi farcela, racconta la nostra storia. E così finisce la storia di Shimshon, e così finisce anche il nostro breve ciclo sul libro dei giudici. Buon proseguimento e buon studio del Tanakh a tutti.